Ciao a tutte. Oggi realizziamo insieme il punto alto incrociato. Prepariamo le nostre 20 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta catenella, puntiamo l'uncinetto e realizziamo la prima maglia alta. Perché 5? Perché 3 sostituiscono la prima maglia alta della riga e 2 sono le due catenelle che utilizziamo per lavorare il punto alto incrociato. Se vi ricordate, nel tutorial precedente, per il punto alto doppio incrociato si doveva mettere due volte il filo sull'uncinetto e poi passare dal dietro della maglia realizzata, mentre per il punto alto incrociato mettiamo filo sull'uncinetto e passiamo davanti alla maglia realizzata, entrando sul davanti nella catenella che abbiamo saltato, realizzando così la maglia alta. In questo modo continuiamo, filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella di base, entriamo nella seconda e lavoriamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, passiamo davanti alla maglia realizzata, entriamo nella catenella saltata e realizziamo la maglia alta. Continuiamo filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella di base, entriamo nella seconda e lavoriamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto e lavoriamo un'altra maglia alta nella catenella saltata. Come vedete è semplicissimo come punto. Filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella, entriamo nella seconda e lavoriamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, passiamo davanti alla prima maglia alta realizzata, entriamo sul davanti nella catenella saltata e realizziamo il punto alto. Continuiamo per tutta la riga. Uno saltiamo, lavoriamo nella seconda e realizziamo la maglia alta nella catenella saltata. Filo sull'uncinetto. Saltiamo una catenella, entriamo nella seconda e realizziamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, passiamo davanti alla maglia realizzata, entriamo nella maglia saltata e realizziamo la maglia alta. Continuiamo per tutta la riga. Uno saltiamo sempre una di base. Lavoriamo la nostra maglia alta, filo sull'uncinetto e lavoriamo nella catenella saltata. Arrivate a fine riga, vedete che abbiamo ancora una catenella a disposizione, lavoriamo una maglia alta per chiudere la riga. Continuiamo e la nostra prima riga è pronta, l'abbiamo realizzata. Giriamo il lavoro e realizziamo 3 maglie alte, 3 catenelle, scusate, 1, 2, 3, che sostituiscono sempre la prima maglia alta della riga. Poi
filo sull'uncinetto, saltiamo sempre la prima maglia, entriamo nella seconda e realizziamo la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto e torniamo indietro sul davanti e lavoriamo nella maglia saltata un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda e lavoriamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo nella maglia saltata e lavoriamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, saltiamo la maglia e lavoriamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo nella maglia saltata e lavoriamo la nostra maglia alta. Vedete? Viene carino. Filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda e lavoriamo la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, ritorniamo nella maglia saltata e lavoriamo la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda maglia e realizziamo la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo nella maglia saltata. Sempre passando sul davanti, realizziamo una seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda e realizziamo la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia saltata e realizziamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda e realizziamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, ritorniamo nella maglia saltata e lavoriamo la nostra seconda maglia alta che incrocia la prima. Saltiamo una, andiamo nella seconda. Filo sull'uncinetto, torniamo nella prima passando sempre dal davanti nella maglia saltata. E anche qui siamo arrivati a fine riga e chiudiamo con una maglia alta. E abbiamo concluso anche la seconda riga. Carino come motivo. Io vi ho preparato un piccolo campione per farvi vedere come il lavoro finale che otterrete. Molto bello anche questo. È semplicissimo come vedete. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Spero tanto di esservi stata utile con questo mio video tutorial. Vi invito, se vi è piaciuto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie ancora, un abbraccio, ciao a tutte!